Matteo Palillo, benvenuto a Giffoni 2023, protagonista indiscusso di Mare Fuori. Il tuo regista ci ha parlato di un eventuale spin-off su un personaggio della serie. Eventualmente dovesse essere il tuo, a livello emozionale, come la vivresti? Ma innanzitutto adesso mi sto concentrando sulle riprese di Mare Fuori 4 e quindi non so immaginare come potrebbe essere uno spin-off. Sicuramente un personaggio che ha già raccontato tante cose, però che apre la possibilità di poter raccontare tanto altro, quindi lascio questa decisione agli sceneggiatori. Non credo che sia uno spin-off sul personaggio di Edoardo, poi queste sono cose che vedranno loro, non ne ho idea. Un successo straordinario non solo come attore ma anche come cantante. Si parla di una tua eventuale partecipazione su un palco molto importante. Che tipo di sogno fai per la tua, che cosa sogni per la tua musica e se sogni quel palco di cui tutti parlano? Ah, mi fa piacere che se ne parli. Diciamo che io mi occupo di scrivere musica, di fare musica, il sogno per la mia musica è quello di arrivare alle persone, di emozionare, di farli cantare, poi al di là del palco su cui sono. Sicuramente, se ho capito, il palco di cui parli è un palco molto importante, mi ha fatto molto piacere esserci quest'anno e quindi ben venga che ritornarci. Quali sono i tuoi prossimi progetti? C'è un ruolo che ti piacerebbe interpretare e anche un duetto musicale che vorresti fare? Ed eventualmente se sei interessato anche alla conduzione di un format TV e se sì quale? Allora, sono quattro domande insieme. I prossimi progetti, ci sono delle cose che si stanno muovendo, ancora non ne posso parlare, però sono contento di poter raccontare delle nuove cose. Mi piacerebbe raccontare nuovi personaggi, soprattutto personaggi che mi possono dar modo di raccontare qualcosa di diverso rispetto a quello che ho raccontato finora. Mi piacerebbe duettare con Mara Sattei, che ho conosciuto in questi festival, mi sembra molto brava. E poi sulla conduzione non ne ho idea, non so se il mio mondo, faccio già tante cose, però chi lo sa, un domani. Grazie. Grazie a te.